stato un Messina compatto per 90 minuti e oltre, che ha concesso pochissimo al Matera, miglior attacco del campionato. Io penso che abbiamo preparato bene questa partita. E la cosa importante era subire gol, perché queste sono squadre che ultimamente ha fatto 2-3 gol, 4, anche 6 gol ad altre squadre. Quindi penso che abbiamo fatto una prova di grande squadra, perché abbiamo sofferto dall'inizio alla fine, forse i loro attacchi, ma forse le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Però sapevamo che erano forti e quindi abbiamo stretto i denti. Quando c'era da soffrire abbiamo sofferto, specialmente l'ultima mezz'ora, dove abbiamo pagato forse la condizione fisica e la partita tosta che abbiamo affrontato al derby mercoledì. Tanta gente aveva giocato anche quella partita, quindi eravamo un po' sulle gambe, ecco. Però penso che l'occasione migliore con Foresta l'abbiamo avuta noi e potevamo anche vincere la partita. Però ci prendiamo questo pareggio, perché il risultato che ci ha dato il campo lo teniamo stretto e guardiamo già la prossima partita, perché sarà un'altra partita difficile dove vogliamo giocare come stiamo facendo per portare punti al nostro campionato. È stato importante andare avanti anche in Coppa Italia, però avendo una rosa non troppo ampia può essere un problema preparare partite così ravvicinate. Non lo so, però anche oggi ha giocato a Grapovic, ultimamente non stava giocando, ha fatto una buona partita, quindi penso che 25-26 che adesso siamo tutti degli ottimi giocatori, e il mister quando decide di mettere in campo uno dà sempre il 100%, perché adesso stiamo ragionando da squadra. Come dissi già dopo la Casertana, abbiamo intrapreso un percorso e vedo anche gli attaccanti soffrire come hanno fatto oggi, che sono sacrificati tanto, quindi penso che nel calcio questo è importante. Però quella partita di mercoledì ci tenevamo a tutti i costi a vincerla, perché avevamo perso due derby, anche per i nostri tifosi era importante, quindi abbiamo messo tutto quello che avevamo contro il Catania, che forse è anche un po' snobbato la partita, ecco, ma noi la volevamo vincere a tutti i costi, quindi abbiamo pagato l'ultima mezz'ora contro una squadra che era fresca, perché loro non avevano giocato, quindi penso che se non avessimo giocato, penso che l'ultima mezz'ora ci potevamo anche divertire, magari tentare di vincere la partita. E agli attaccanti hai cercato di dare una mano, ti abbiamo visto spesso in proiezione offensiva nel primo tempo. Sì, ho portato palla, c'erano spazi, ora partita dopo partita inizia a stare anche meglio fisicamente, e quindi se c'è da dare una mano la do, però la cosa importante era non subire gol. È un ottimo pareggio, perché abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato, con un allenatore bravo che l'anno scorso ha vinto la Lega Pro, e quindi penso che è un punto da conservare stretto. Il nervosismo di Auteri e di qualche giocatore del Matera come si spiega? Sono cose che succedono, perché loro volevano vincere la partita e come noi pensavano che affrontavano il Messina e vincevano facile, ecco, secondo me anche un po' quello, però c'è stato un po' di nervosismo, ma nelle partite specialmente alla fine sono cose che possono succedere, però è stata una cosa tranquilla, non è che è sfociato, l'importante è quello che è finita lì.